Cioè, ragazzi, come appunto chi ha seguito il video precedente, io avevo perso e quindi con molto dispiacere dovevamo lasciare il sogno di andare a disputare il mondiale. Però, come avevo detto nella parte del sono serio, sì, sono troppo serio, forse alcuni mi dicono anche che sono troppo serio nei video, però qui appunto è, diciamo, fare un riavvolgi nastro, perché oggettivamente la nostra serie con l'episodio precedente doveva essere finita, perché la sconfitta delle nostre, tra virgolette, giocatrici con il nuovo acquisto che avevo scelto, e l'avevo scelto in base alla velocità e al tiro, non ha portato a niente di buono. Perché? Perché avevamo perso 3-5. Però, come ho detto alla fine del video, diamo modo che ci sia una rivincita. Se questa rivincita dà buon fine, quindi si va avanti con il torneo, la serie continua. Se invece, purtroppo, perdiamo, togliamoci gli occhiali, quando il gioco si fa duro bisogna essere senza occhiali, non ci si fa male, e se il gioco, se appunto si riesce ad andare avanti, il gioco va avanti e la serie va avanti, altrimenti sarebbe assurdo, ovviamente, diciamo, insistere, no? E magari si ricomincerà una nuova serie con una nuova storia. Quindi, bando alle ciance, controlla la squadra, andiamo a giocarci questa partita che oggettivamente nella partita precedente, per chi ha visto il video, cioè, ho sbagliato tanto e poi non mancavano i gol del nostro bomber, non ha fatto nemmeno un gol. Di quei 3 gol ne ha fatti 2 il portiere, Sid mi sembra, e 1 il Moletto. Quindi oggettivamente, ecco, questa è una cosa che non ho ancora capito, i doppioni, 2 J10, questo sinceramente non l'ho capito, poi magari capiremo. Ragazzi, cerchiamo di vincere, c'è il primo e il secondo tempo. No, non è cominciato Sid, eh? In un fondo. Oh, bellissimo il suo tiro, eh? Bellissimo, lui è un buon giocatore, c'ha un tiro forte, appunto l'ho preso apposta. L'ho presa apposta, forse questa volta riusciamo ad andare avanti. Non si fa, non si fa, eh. Sotto, sotto. Mamma mia, meno male, vai. E lo sapevo, solo che parlo loro. Va, 1-1, ricominciamo. Bravo, complimenti. Che nessuno porta. No, sotto le gambe. Sotto le gambe, non ci posso credere. Hanno rimontato. No, palo. Dall'altra. Mamma mia, cosa ha fatto. Oh, 2 pari. Potevo tirare, 2 pari. E lui il bomber, su, ragazzi. È la partita. Dobbiamo fare meno. Oh, bravo. No. Ci mancano i gol del bomber. Oh, è ritornata la bomber. È ritornata a segnare. Finalmente è ritornata a segnare. Beh. Mancavano i gol suo. Da parte. Deve stare davanti, lei. Non copre nulla, non copre. Oh, rieccola, ci riusciamo, via. Ragazzi, riusciamo molto probabilmente ad andare avanti, perché si è svegliata la bomber, dai, il bomber di perna, si è svegliata. Sotto, 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 sotto. Brava.
Si stanno massacrando. Via. Abbiamo un ampio margine che dobbiamo contenere o ampliare. Perché finito il primo tempo. Perfetto. Poi ci abbiamo il secondo tempo. Fine partita? Fine partita. Ok, ragazzi, siamo passati il turno. Abbiamo passato il turno. Dove la nostra, diciamo, giocatrice. Ok, andiamo avanti. Avanti. Ah, recluta. Ingaggia un giocatore. Questo ce l'hai di già. Lei è a attaccante. Ingaggiamo lui, dai. Così si fa una squadra per fare i 5, no? Ce ne mancano dei giocatori, quindi abbiamo un altro giocatore. Ok, ora ci dovrebbe essere i quarti di finale, ragazzi. Giochiamoci anche questo quarto di finale, poi dopo il quarto di finale mettiamoci... sì, controlla con lui, poi magari si fa i cambi nel secondo tempo. Dicevo, appunto, giochiamoci, questo video appunto competerà anche il quarto di finale, quindi... gli ottavi e quarti, e poi magari rimandiamo al prossimo episodio, se ci sarà ovviamente la semifinale e la finale. Ok. Noi, solita squadra. E dove va? No, ma che errore fa? Sotto, sotto. Ma cosa fa? Oh, ma che faceva della lì? Comunque Sid è molto molto forte. È un portiere che, diciamo, si fa giocare all'attacco, quindi. Bene, 1-0 per noi, con Sid protagonista, eh? Sotto, sotto. Male. Oh, tira fuori la diperna, è mostruosa, ti sta vincendo nettamente. Viene quasi voglia di andare a finire questo torneo. Abbiamo fatto bene. No. No, 2-1. Abbiamo sbagliato tanto, in queste circostanze. Purtroppo abbiamo sbagliato troppo. Guarda, vedete qui, boom, botte, e niente. Oh, l'ha voluto, botte. Consider, veramente, sta giocando una grande partita. È la di perna che è un pochino più... ha sparato. Oh, si stanno massacrando. Vadelo lì, la donna. Infatti abbiamo ingaggiato attaccante, quindi fallo giusto. Non uscire. No, che gol, ragazzi. L'abbiamo massacrato. Rivediamolo. Da fuori aria. Tum. Brava, complimenti. Credo che sia finita. Abbiamo vinto anche questa, cos'è? 5-1. L'abbiamo massacrati, ragazzi. Abbiamo fatto bene a dargli un'altra possibilità di... diciamo di, vedete, lei ha giocato attaccante, ha giocato, vediamo il gol, questo è bello, vedete, è un bomber, quando uno è un bomber. Qui altri gol, questo qui è il più bel gol molto probabilmente della giornata, che dà proprio a porta a fare. Anche qui valutazione di partita,
ok, due gol e diversi assist, e tanto sta crescendo. Andiamo avanti. Io non voglio recusare nessuno. Allora, ragazzi, io avevo detto che si smetteva qui, però visto che le partite durano il giusto, io farei anche la semifinale. Che dite? Io farei la semifinale, che si gioca contro Mateus FC, che non so chi sia, e poi la squadra, io direi, vediamo un po'. Gestione della rosa, tante volte noi ci abbiamo. Abbiamo difesa, attacco, 67, attacco. Mettiamoci lui, cambiamo. Facciamo il cambio, eh? Abbiamo fatto un cambio per vedere anche gli altri giocatori che potrebbero poi far parte della rosa. Quindi ragazzi, giochiamo questa semifinale, poi il video lo chiudiamo e faremo appunto un video dedicato esclusivamente alla finale e a tutto quello che saranno gli eventuali festeggiamenti da finale. Mentre sta caricando, ragazzi, io vi invito sempre a iscrivervi al canale e di mettere un like se vi piace questo video. Tanto eccoci qui loro. Io quello che non capisco è perché Sid appaia a destra e a sinistra, però questo poi lo capiremo. Morte, addio, sono forti loro, eh? Acid. Oh. Entra. Ah! Oh, e via, bel gol. Poteva anche lasciarlo andare, eh? Ci andava da sé dentro. Comunque, vabbè. È stato un po' egoista qui, perché vedi, ci andava da solo. Magari si era fermato, però l'ha spinto per essere più sicuro. Dai, si è ripreso il bomber, quindi normale che sia così. Accidenti. Oh. No, ho preso il giocatore sbagliato forse. Non copro nemmeno. Tirata, questa partita bene. Mamma mia, che errore. Yeah. Abbiamo sbagliato troppo. Abbiamo sbagliato troppo. Porca miseria. È giusto, lui sta in porta. Non trovo. No, abbiamo perso. Oh. Oddio, manca poco. Mosta? Vai. Che cazzo, non ci si fa. Ho sbagliato. Guarda che... Oh, 3-3, 2-2. 2-2, all'ultimo proprio, all'ultimo, eh. Oh, meno male, meno male. Sbagliato proprio il giocatore.
Oh, che gol! Che gol, però mi piace questo giocatore lì. Guarda là, guarda il parata ha fatto per là, lui. Stum, bellissimo questo gol. Bravo, bravo. 3-2, quanto manca? No, 3-3 a un secondo dalla fine, no. Non si vuole 3-3 a un secondo dalla fine. Ah, peccato. Però ci sono, non ci rigori. No, c'è il secondo tempo. Che dice a lui? Preso il terzo gol, quarto gol, ha fatto due gol. No, devo aprire subito. No. Boia. Non si fa più un gol, eh. Rientrate. Peccato, che si fa? Finisce qui. No, un po' sbagliato così, eh. No, finito. Peccato, abbiamo perso. Abbiamo perso la semifinale, ragazzi. Forse era giusto, forse così, perché eravamo già stati eliminati. Però abbiamo perso male, perché nel secondo tempo abbiamo fatto nemmeno un gol, quindi, oggettivamente. E quindi finiamo qui la nostra avventura. Finiamo qui la nostra avventura. Ora non possiamo riprovare, perché mi sembrerebbe non giusto, e oggettivamente credevo di avanti, dicevo avanti, vediamo cosa succede. Vediamo se succede. Niente, è finita. Quindi sostanzialmente abbiamo perso. Quindi, che dire, è stata una bella, diciamo, serie, durata poco, forse troppo poco. E mi è dispiaciuto appunto non poter andare avanti, ma sicuramente magari senza inserirlo nel canale andrò avanti, perché mi piace, voglio vedere dove si arriva. Eventualmente, se appunto la rinizierò e arriverò
diciamo, a fare mondiali, magari riaprirò la serie, appunto, perché non vi voglio annoiare, no? Finché vinco, finché perdo, vado avanti. No, questo non è, diciamo, il nostro. Abbiamo perso, la semifinale, comunque abbiamo fatto una degna, abbiamo giocato male il secondo tempo, abbiamo preso il gol all'ultimo, il 3-3, e ho diviso tutti, quindi sono rimasto male, sono rimasto parecchio male. Ragazzi, comunque, diciamo, la serie su Volta finisce qui. Io vi invito a iscrivervi al canale, ringrazio tutti quelli che si sono iscritti nel frattempo al canale, però iscrivetevi ancora e mettete un like se vi è piaciuta questa serie e magari commentate, magari se qualcuno dice no, continua, dai, continua, e io potrei anche ricontinuare e adottando quello che appunto avevo adottato nella precedente, diciamo, nel precedente episodio, cioè rincominciare, no, rigiocare la partita fino a che non si va avanti. E potrebbe anche essere un'idea, magari, per vedere dove si arriva. Però per il momento la serie la interrompiamo qui, abbiamo perso qui a Tokyo e quindi io vi saluto e ripeto, vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina in maniera tale che sarete invitati a vedere, a avvisarvi, invitati a vedere il prossimo video. Un saluto, ciao!